Ehi, hai letto il mio messaggio? Il municipio è un disastro. Sto andando lì. Sì, scusa, ma le cose si sono complicate. Arrivo subito. Dici che è stato Harry? Per forza. L'ho appena visto nel Queens. Ha trasformato MJ in uno di quei simbionti, solo peggio. Cosa? Sta bene. Se n'è liberata. Più in fretta di me, per fortuna. Secondo Connors, ho tenuto la tuta troppo tempo. E ora ce n'è una parte dentro di me. Non scherzavi quando hai detto che le cose si sono complicate. Un passo alla volta. A presto, Miles. Ricevuto. A dopo. A proposito, devo chiamare una persona. Peter? Ehi, signora Morales, è arrivata a casa? Volevo solo assicurarmi. Stiamo bene, sì. E Peter, non ce l'ho con te. Ma la prossima volta rispondi al telefono. Si fidi! Farò il bravo! Ti conviene. Ora aiuta mio figlio. Ho scoperto un interessante blog di scienza di un'eminente professoressa della Morningside. Definisce le creature che hanno invaso la città simbionti, perché vivono in simbiosi con il loro ospite. Gente, è orribile. Ed è tutto vero. Ma niente tale. Nella descrizione trovate una mappa dei rifugi in città, inclusi i piani di evacuazione per persone anziane e fragili. Gli Spider-Man sono là fuori che combattono per noi, ma dobbiamo fare la nostra parte. Ce la faremo, insieme. Harry si è dato da fare! Sì, ma adesso tocca a noi. È anche peggio di quanto pensassi. Harry non c'è. Deve essere qui. Genki mi ha detto che c'è un mucchio di gente intrappolata all'interno. Sembra che si fossero rifugiati lì. Allora li porteremo in salvo. Com'è che sono così tanti? Sembra voglia creare un esercito. A sentire lui, sta cercando di curare il mondo. Sto ricevendo un mucchio di messaggi sull'app da parte della gente del municipio. Cercano di salire sul tetto. Dobbiamo aprire un barco. C'è un'uscita d'emergenza sopra. Forza! Scrivilo nel manuale. Che è stata rotta una finestra dell'edificio. Per forza, Miles! Dobbiamo muoverci! Odio mettermi in fretta, ma qui si mette proprio male! Ci stiamo lavorando! Portiamoli via di qui! Sa!
fai qui? Stai bene? Spider-Man! Dentro di lui ci sono ancora frammenti di quella cosa. Capisco. Io posso ripulirlo, ma devo risalire alla fonte. Io vengo con te. Qual è il piano lì? Trovare Spider-Man. Questa materia oscura ci porterà da lui. Va bene, lo troverò. Ma dove siamo finiti? Siamo nella mente di Spider-Man. Ho visto cosa fanno queste creature. Entrano nella testa delle gente, distorcono i loro desideri. Cos'è? Ti hanno rubato l'idea? Tu scherzi, ma hai colto il punto. Questa creatura non so perché, ma teme i miei poteri. E ora sono, anzi, siamo gli unici in grado di scoprire dove vive. Quindi andiamo alla radice del problema e liberiamo Spider-Man. Questo è il mio. Allora ci sto. Presa più salda di quanto pensassi. Bene. Indebolire il simbionte, riprendere il controllo, usare i poteri per salvarlo. Iniziamo. Troviamo l'origine del suo dolore. Seguimi. Ti guiderò fino al punto più oscuro. Ma non so cosa ci aspetta. Dolce casa. Sono quelli che ha spedito il preso. Ha senso che Spider-Man pensi a questo posto. Molti di noi sono qui per causa sua. Vuole proteggere New York. È vero, ma non tutti i problemi si risolvono con una cella. Qui, credo di aver trovato qualcosa. Credo... Miles! Evasione. Per una volta sono felice di vederti. Non te ne pentirai. Miles, ne arrivano altri! Di nuovo? Andiamo! Non so più cosa fare, non riesco a rallentarli! Continuiamo a combattere! Quelli che sbatte dentro, poi escono sempre! Deve essere frustrante catturare i criminali e poi vederli fuggire per tornare a fare danni. Fa parte del lavoro e lui lo sa. Cioè? Sono seconde opportunità. Yeah!
finiscano mai! Basta così! Ho capito! Eri tu? No. Il simbionte li ha uccisi tutti. Problema risolto. Non è così che l'avete pinta. No, ma forse è ciò che prova. Questi criminali. Pensava di poter usare la tuta per risolvere tutto. Quello sono io. Hai causato molto dolore. È un debito che cercherò di ripagare per sempre. C'è qualcosa più avanti. Ci sei quasi. Penso che non chiedo a Pete di parlarmi di lei. Ma che mi è preso? Quando ti concentri su una sola parte della tua vita, spesso il resto va a pezzi. Guarda chi è tornato. Vieni. Oh no. L'equilibrio è in processo, non un traguardo. E lei? È morta per colpa tua. Non avrei mai voluto ferirla. È la tua occasione per farti perdonare. Sento qualcosa di sopra. Poteri. Qui hanno lo stesso effetto. Già. Così sembra. Sembra il Fist. Ho dedicato la vita a questo posto. Probabilmente non avrò altre occasioni per rivederlo in futuro. Non che lo meriti. Lee, perché lo hai fatto? Cosa cercavi? Vendetta. I miei genitori sono morti per colpa di Norman Osborn. Volevo fargliela pagare. Mi dispiace, Miles. Quassù. È questa la fonte. Eliminando la fonte, potremmo riuscire a salvarlo. Deve essere un altro modo. Forse. Forse c'è un'altra possibilità. Se riuscissi a trasferire il mio potere nel simbionte, forse potrei neutralizzarlo e liberare Peter. A te che succederà? Non resta che scoprirlo. Beh. Allora, se questa è l'ultima volta che ci parliamo. Non ti perdonerò. Io non ci riesco. Ma devo liberarmi di tutto l'odio che provo per te. Sistemiamo le cose. Tu ed io.
vediamo se gli piace. Perché non mi hai dato prima questo potere? Mi avrebbe fatto comodo. Non te l'ho dato io. Ah no? Va tutto bene? Sto bene. Continua a combattere. Ogni tanto. Non so se sarà incredibile come eroe. Prova e lo scoprirai! Aiuto! Arrivo! Miles. Spider-Man, sveglia! Andate. Ci penso io. Nella testa per eliminare il simbionte. Per salvarti gli ha fatto assorbire il suo potere. Questo è il risultato. Aspetta! Voi due assieme! Non potevo mica farti morire. Miles, a furia di dirti grazie, la parola ha perso di significato. Tranquillo, lo so. Non mi merito quel ragazzo.
È assolto! Ehi, grande capo! Riproviamoci! Temevo di perderti. Devo ringraziarti. Per anni ho permesso alla vendetta di consumarmi. E ho perso ogni cosa. Voi due mi avete ricordato ciò che ero. Chi aiuta qualcuno, aiuta il mondo. Ora dove andrai? A sistemare le cose. A modo tuo. Wow. Redimere il tuo nemico. Io non l'ho mai fatto. MJ ha ragione. Alla città non servo. Sia già te. Non lo so. Io dico che c'è abbastanza lavoro per due Spider-Man. Andiamo. Notizia di Harry. Non ancora! Ho avuto un intoppo e credo che Miles mi abbia salvato! Cos'è successo? Avevo ancora dentro il simbionte. Stava prendendo il sopravvento, poi Martin Lee mi ha dato i suoi poteri. Mi sento diverso. Le voci sono sparite, ma i poteri sono ancora qui. È incredibile. Pete, volevo dirti che ho tolto la firma da quell'articolo. Ho dato il preavviso al mio padrone di casa. Significa che... Significa che... se proprio il mondo verrà trasformato in una landa aliena... l'unico con cui voglio dividere un bozzo sei tu. Ah! Che romantico! Cerca di trovare Harry. Ti chiamo se ci sono novità. Ok. Mentre cerco Harry, vediamo se qualcuno ha bisogno del mio spider aiuto. Senza precedenti per la storia moderna, un eroe scende in campo per sfoggiare un nuovo costume. A giudicare dai cambi d'abito, si direbbe che Spider-Man stia presentando una cerimonia di premiazione, anziché impegnarsi per dare una mano alle autorità. Non so a che gioco stia giocando, ma sembra più interessato al suo guardaroba. La catastrofe che incombe su questa città. Quindi niente paura. La città è ostaggio di creature mostruose, ma gli Spider-Man hanno un completo nuovo fiammante per affrontare la fine del mondo in grande stile. Ormai è chiaro, no? Non gli importa niente di noi a quei sociopatici narcisisti. Vita mia, avrei mai immaginato per dare una notizia del genere proprio mentre il mondo cade a pezzi. La vita è piena di sorprese, ma una cosa è certa: gli Spider-Man perseguiranno sempre e unicamente i loro interessi.